Urbe, che con l'Istituto Sanatoriale Carlo Forlanini ha il più grande ospedale antitubercolare del mondo, sorgono pure numerosi dispensari per la lotta contro questo flagello. Il dispensario Regina Elena, esistente dal 1911 e ricostruito dal governatorato nel 1934, è una di queste vigili sentinelle per la lotta contro il male insidioso ed ha il compito di identificare la malattia sin dall'inizio e di curarla con quella tempestiva sollecitudine che offre le migliori garanzie di guarigione. Circa 200 persone si avvicendano giornalmente in questo istituto benefico. Qui seguiamo una piccola paziente, i cui precedenti familiari e personali servono a riempire la cartella clinica. La bimba, poi, è attentamente esaminata da un sanitario che con l'ispezione, percussione e ascoltazione constata come funzionano gli organi respiratori. Segue l'esame radiologico che pone in rilievo l'esistenza di gangli peribronchiali ingrossati. Questi costituiscono spesso una delle prime localizzazioni a tappe della malattia, in tale stadio costantemente curabile e guaribile.